La luce del presepe a Belpiano illumina una realtà rurale dove si intreccia il ricordo di attività del passato, tra cui il monumentale mulino Rapria, caratterizzato dall'alimentazione con l'acqua in caduta dall'alto e la ruota idraulica in orizzontale. L'impegno e l'amore per questo territorio di Maria Grazia Sbarbaro e del marito Mario ha valorizzato il luogo dove per l'undicesimo anno viene allestita la natività. Questo è uno dei migliori esempi di conservazione e anche di valorizzazione, perché è stato restaurato naturalmente con i criteri del restauro architettonico conservativo, e poi si è andati avanti con la valorizzazione appunto di quanto era stato realizzato. Manca solamente adesso la possibilità di utilizzare ancora l'acqua. La novità di quest'anno è l'allestimento rinnovato e l'impianto luci. Dopo il decimo anno, quest'anno come undicesimo, abbiamo deciso di cambiare l'illuminazione del presepe, qua dell'impianto, perché ormai il numero di sagome era aumentato, era diventato molto grande, e al contempo Maria Grazia e Mario hanno fatto un lavoro di pulizia nelle fasce e negli alberi intorno al monumentale qua. Quindi abbiamo deciso di cambiare l'illuminazione e di renderlo più simile a un presepe di quelli che sono in realtà in miniatura, solo che questo in scala 1 a 1, perché le sagome sono tutte ad altezza umana, e quindi fare vedere anche tutto quello che è intorno al mulino. La visita al presepe rinnova quello stupore, quel messaggio di speranza per la nascita di Gesù in mezzo a noi. È sempre un bel segno che fa memoria di un avvenimento accaduto e che ci rallegra di gioia, insomma, tutti quanti. Almeno chi crede in Gesù Cristo ci riempie il cuore di questa gioia infinita, che è la gioia del Natale, di colui che è nato davvero per salvarci, insomma, per renderci contenti, per darci la sua vita.